Buonasera. Secondo me non è giusto questo rapporto che abbiamo. Voi di là e io di qua. Anzi, dico tu di là e io di qua. Non è giusto perché tu sei armato, hai il telecomando e io appena incespico, dico una parolina un po' più lunga delle altre, insomma appena mi dilungo tu pacium, mi cambi, mi elimini dal tuo schermo. Non è carino, anche perché uno poi si prepara tutto il giorno, aspetta questo momento, dice stasera la trasmissione, si pettina, arriva lì e tu dice buonasera, pacium, capisci? Cioè io trovo giustissimo cambiare programma quando siete sintonizzati su altri canali, mi sembra carino per noi, un atto d'affetto nei nostri confronti, però quando siete sintonizzati su Barzellette, allora vi do un piccolo consiglio, prendete il telecomando, toglietegli le pile, mettete le pile in frigorifero, le batterie in frigorifero, così si mantengono meglio, insomma molto meglio, ma più a lungo, durano anche di più. Poi guardate la trasmissione, se per caso c'è qualcuno di voi che dice ma io cambierei programma, fate una riunione, decidete insieme tutti quanti, interpellate tutti, mi sembra giusto, il nonno, i nipoti, i bambini, tutti quanti, e quando finalmente prendete questa decisione di cambiare programma, come forse volete fare adesso, aspettate, mandate i bambini e nel frigorifero a prendere le batterie e fate mettere le pile del telecomando ai bambini. Anche questo è un esercizio per gli arti infantili che fa molto bene. E quindi quando i bambini saranno riusciti a mettere più e meno a posto, a quel punto sarà finita la nostra trasmissione e voi con questo telecomando fate proprio quello che vi pare. Va bene? Io spero di essere stato chiaro. Del resto il nostro è un programma culturale. Voi sapete che cosa è un anno luce, per esempio, no? Che cos'è l'anno luce? È l'insieme delle bollette pagate in un anno all'Enel. Una signora va dal parrucchiere, non avendo modo di lasciare il bambino a casa in quanto non ha nessuno, se lo porta con sé. Dal parrucchiere non è che si può fare una cosa tanto velocemente, occorre qualche ora, per cui il bambino si è stancato di stare all'interno del negozio. E va dalla madre e dice, mamma, argimo. E la madre dice, aspetta Pierino, guarda sul tavolo, ci sono i giornali, guarda le figurine, c'è anche Topolino. E va bene. E il ragazzino incomincia a guardare il giornale. Ad un certo punto si era stufato di nuovo, torna dalla madre e dice, oh ma, argimo. E la madre ancora, aspetta un altro pochino, ancora non ho fatto, vai a guardare un altro giornalino. E questo si mette a guardare un altro giornalino. Passa un po' di tempo, si presenta di nuovo dalla madre e dice, oh ma, argimo! Vedi Pierino, aspetta un pochino, poi non si dice argimo, quella è una parola in dialetto perugino, si dice torniamo, hai capito? Vai a guardare il giornalino. E va bene, questo prende il giornale, comincia a sfogliare il giornalino, a un certo punto, si stufa di nuovo, torna dalla madre e dice, mamma, se ti dico torniamo, argimo? Una parrocchia di paese, il sacerdote, stanco di sentire tutte le signore che gli vanno a raccontare ho tradito mio marito, insegna loro a dire, sono caduta. La formula funziona, il parroco viene trasferito a un'altra parrocchia, quando subentra il parroco nuovo però non fanno in tempo a scambiarsi tutte a farsi le consegne per benino, per cui primo giorno di confessione arriva la prima signora, dice nel Padre, Figliolo e Spirito Santo, signora che cosa ha fatto? Sono caduta. E il parroco dice, ma dove? Ma dice, dietro l'angolo lì sul marciapiede, dice, ma si è fatta male? No, dice, vabbè, dice, comunque, vada pure, veda di stare attenta. La signora successiva, il Padre, Figliolo e Spirito Santo, dice, io sono caduta. Anche lei è caduta, signora. Dice, ma dove? Ma lì vicino al muretto, dietro lì c'è un marciapiede. Dice, vabbè, dice adesso, anche lei comunque dica tre pater ave gloria e veda di stare attenta, di non cadere più. La terza signora, padre, figliolo, spirito santo, signora che cosa ha fatto? Sono caduta. Anche lei è caduta, dice, ma dove? Dice, un poco lontano da casa, si è fatta male, dice no. Comunque signora, tre pater ave gloria, ma veda di stare attenta. Parroco finisce le confessioni, se ne va fuori dalla chiesa, incontra il sindaco, dice, senta, dice, signor sindaco, guardi, qui bisogna assolutamente correre ai ripari.
ci deve essere qualche marciapiede, qualche strada, qualcosa che non è ben sistemato. Provvedete, perché altrimenti le nostre signore cadono tutte. A quelle parole il sindaco comincia a ridere. Oh, 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 oh. Dice, ma scusi, dice, ma la fa ridere tanto sta cosa di tutte le signore che cadono. Oh, 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 oh. Ah, dice, lei ride. Bene, allora sappia che la sua signora è fra quelle che cadono più spesso. Eccovi ora alcune facce conosciute, o meglio, che la nostra trasmissione ha reso popolari. La prima barzelletta che sentirete invece ha questa particolarità. Ce la racconta un visetto di ragazza dolce, dolce, dolce. Ed è una barzelletta cattiva, cattiva, cattiva. Allora, c'è una Ferrari che scende tutta veloce dalla costiera amalfitana. A un certo punto si ferma improvvisamente. Esce una persona tutta affannata, come un pazzo, si ferma davanti alla macchina, raccoglie una formichina che stava per prendere sotto. Formichina, ma che stavi facendo? Ma ti sei fatta male? No, ma formichina, ma andavi dalla nonna? No, formichina, ma allora andavi a trovare l'amichetta? No, andavi a una festa? No, e che diavolo ti sei messa in mezzo alla strada? Alla fine di una guerra c'è un italiano, un francese e un tedesco che devono essere messi sotto la ghigliottina. Chiedono all'italiano, tu, come vuoi morire? A testa in giù o a testa in su? Io, fa per la mia patria, muoio a testa in su. Bene, bene, si mette così. Tac! E la ghigliottina si ferma. Bravo! Graziato, graziato! Grazie, grazie, fratelli d'Italia, grazie! A un certo punto chiedono al francese, e tu, vuoi morire a testa in giù o a testa in su? E il francese dice, moi, per la mia patria, voglio morire a testa in su. Allora lo mettono così, tac, e la ghigliottina si fa un'altra volta. Bravo, graziato, graziato, égalité, fraternité, merci beaucoup. A un certo punto chiedono al tedesco, e lei, vuole morire a testa in giù o a testa in giù o a testa in su? Ah, io, per mia patria, volere anche io morire a testa in giù. Allora si mette così, stanno pronti per tirare la ghigliottina e fa, fermi, fermi tutti, vista di petto. Uno è andato dal giornalaio, scusi, c'ha il giornale di ieri? No, non ce l'abbiamo mica, ma viene domani così le do quello di oggi. Due vampiri e si incontrano in via Roma. Un va in giù e uno viene in su. Uno va in giù e uno viene in su. Quelli che vengono in su, gli ha due morti sulle spalle come quelli che vendono i tappeti, vuoi comprano, eccetera. Quelli che vengono in su gli disse, e dove va con quella roba lì? Disse, a vai a Lavis, a rendere i voti. Voti a rendere. Voti a rendere. Allora, due amici che si incontrano. Ma sei morto un nonno mio? Un Gesù è morto un nonno due? E com'è morto? E se la faccio roba alcune io ti ho finito la coppa a bascio. Allora è morto? No! Io ti ho finito la coppa a loro, l'ha sbattuto la coppa a qua. Allora è morto sotto qua? No, qua me l'ha sbattuto, l'ha buttato la coppa a 500. Allora è morto sotto la 500? No, la 500 l'ha sbattuto, l'ha buttato in faccia a un matarazzo. Allora è morto? No, un matarazzo l'ha sbattuto in coppa a una lambretta. Allora è morto sotto la lambretta? No, io ho finito la vetrina. Allora è morto? No, e allora è la moda accida. Voi non immaginate quante versioni esistano di questa barzelletta. Io l'ho lasciata in dialetto perché innanzitutto mi sembrava piuttosto comprensibile, anche perché è molto semplice così come struttura. Cioè tutta la barzelletta punta sulla battuta finale, che qui è l'hamma avuta a cirere, cioè abbiamo dovuto ucciderlo, che poi può essere cupà, oppure nelle versioni dialettali, le tante che esistono, ammassato, oppure l'abbiamo sparato e via dicendo, insomma. Ecco, e la struttura è semplice, cioè è morto, comincia la barzelletta, mettete quello che volete. Qui c'è il nonno, ma può essere il capufficio, oppure una persona che vi è antipatica, insomma, non so, il rompiscatole della situazione.
è morto. L'interlocutore dice: come è morto? Era affacciato alla finestra e via dicendo. Ah, è morto quindi giù dalla finestra? No! E qui inventate tutto quello che vi pare, che questo signore è rimbalzato dall'autobus a, non so, su un materasso e via dicendo, con quello che sempre chiede: ma allora è morto sotto l'autobus? No! Alla fine, quando questo chiede: ma allora come è morto? E voi dite: abbiamo dovuto ucciderlo, l'hanno avuto a uccidere. Avete capito? Va bene, e oggi e domani lo speciale che sentirete è sugli animali. C'è un leone e un ciuccio, cioè un asino, sulla spiaggia di Positano. Il leone fa il ciuccio, fa... vedi, quel fossato, se non mi salti quel fossato in tre possibilità, io ti mangio. Allora il ciuccio tutto che si prepara, dice: oh, madonna mia, come devo fare, come non devo fare, si prepara, una rincorsa, sai, tutto che si prepara, salta, ta, la prima nel fossato. Cioè, lui che si prepara, dice: ecco, me lo mangio. Ciuccio tutto impaurito, piglia, riprova un'altra volta, di nuovo nel fossato. Alla fine il ciuccio, mentre sta per saltare l'ultima volta, che comunque era decisiva, vede una ciuccia dall'altra parte del fossato che cammina, ta, ta. Allora il ciuccio tutto bello, ta, e salta. Leone lo guarda e fa: eh no, il salto con l'asta non vale. Allora, ci sono due cani che si incontrano dal veterinario. Uno è un bassotto piemontese, mentre invece l'altro è un pastore tedesco, no? A un certo punto il bassotto piemontese, incuriosito dalla situazione, appunto, della presenza del cane tedesco, gli chiede: ma di, come mai sei qua te? Il pastore tedesco gli risponde: ah, io essere vero grande cane di razza ariana, bello io fare mie tutte cagnoline, vedere in mostre canine, e io adorare molto queste canine, e per questo un giorno durante una mostra canina avevo preso una bella cagnolina francese col fiocchettino rosso in testa, la coda tutta in su, veramente bella, avevo fatto mia, così mia padrona, veramente in collera con me, aver deciso di castrare me, mia carriera troncata, caput. E il pastore tedesco poi si informa della presenza anche del bassotto. E tu dirmi, per quale motivo tu essere qua oggi? Ma vedi, la mia padroncina è molto bella, è prosperosa, così, è una bella padrona, insomma, lei gira sempre nuda per casa, mi chiama sempre, vengono le sue amiche, vieni qui e ti carezzo di qui e ti faccio questo, ti faccio quell'altro, e mi chiama in qualsiasi occasione. E così un giorno, mentre stava per andare nella vasca da bagno, mi ha chiamato, io l'ho vista nuda, né? E non ci ho più vista, e allora le sono saltata addosso e l'ho fatta tutta mia, così. Ah, allora anche tu essere qui per mio stesso motivo, anche tu castrato? No, io solo una limatina alle unghie, né? Allora, siamo in un giorno d'estate, c'è un elefante e un topo che vanno a mare. Allora si preparano, vanno a mare, un asciugamani sulla spalla, e arrivano in piscina, vanno in piscina. E arrivano in piscina, l'elefante subito si getta a mare e il topo va a cambiarsi. Esce con un asciugamani vicino alla vita e chiama l'elefante, perché non è... elefante, elefante, e questo non esce, vede, a mezz'ora lo chiamano, non esce. Elefante, elefante, elefante si decide ad uscire, esce e dice: cosa vuoi che mi stia chiamando da mezz'ora? Ti hai pigliato costume mi? Cioè sarebbe, mi sei preso il mio costume. Allora ci vediamo domani per l'ultima puntata della trasmissione. Successo in testa? Sono molto agile. Vabbè, ne parliamo dopo, fra Giobbe... Padre, padre. In piedi? Siamo già in piedi, vero? Scusate, sei un po' bloccato, sì. Come sta, padre? Grazie, presenza spirituale. Sportacus. Bene. E Gino Ramaglia, un grande artista, ciao, componente della famosissima Famiglia Ramaglia, sociologo e onorevole Ramaglia. Michele e Michele, fratelli, vero? Sì, benissimo, Gino, senti un po' la pecora, c'è un po'... La pecora artistica poi dipende sempre dai punti della vista, come dice anche il mio professore, fratello Michele. Sì. Benissimo, grazie Gino di essere qui. Tita Ruggeri, bella come sempre. Buonasera, grazie. Auguri, in bocca al lupo al tuo quiz, ci vediamo dopo. Sì.
Presidente in coro. In coro, facciamo flick e flock. Sì. E io passo a collegarmi in diretta con il Presidente Augusto Mappina da Bologna per Italia 90 di Scopone Scientifico, campionati mondiali di Scopone Scientifico. Bene, prima, dopo la sigla ci sarà il collegamento in diretta con il Presidente Augusto Mappina. Via la sigla. Apriamo il collegamento con questa splendida immagine della scultura del Gian Bologna, scultura verticale con accessorio di Bologna appunto, e anche con il Presidente Augusto Mappina della Federazione Europea Scopone Scientifico. Buonasera Presidente. Buonasera Sercinelli, eccoci qua da Bologna per Italia 90 di Scopone. Cominciamo subito con i problemi. Allora, nonostante lo stanziamento dei 90 miliardi, lei ne ha già tagliato la luce. No. Perché? Perché ad Elio... ha messo la pellicola dentro al contatore della luce. Non si fa questo. Per cui i nostri giocatori sono costretti adesso a giocare col caschetto da minatore. Solo questo, ma la multa ci ha costato 400.000 lire. Che ha pagato lui. Chi ce l'ha detto? Il capitano. Chi me la darà? Mi spiego? Chi me la darà? Chi me la darà? È una cosa che io voglio denunciare. Hai quattro formaggi. Ma certo. Mi spiego? Certo. È chiaro? Sì. Oh. Mm. Lo dica oh, però! Sì, voglio dire, è possibile che per pagare questa bolletta dell'Elen io debba mandare il povero Nicola? Ma mi sembra possibile! No. Oh, e per questo problema io chiedo un aumento di 230 miliardi? Vanno bene? Io scusate, sarò anche un pesce piccolo, va bene, sì. Signor Sarcinelli? Il pesce piccolo quando rimane senza ossigeno cosa fa? Esce dalla boccia. Sono uscito dalla boccia? Oh. Sì, perché io ho già speso, signori, 11 miliardini. 11? Sì, per la specialità locale del posto. Che sarebbe? A Bologna. A Bologna che sarebbe? Che cosa si mangia a Bologna? Signor Sarcinelli, ma lei non mi viaggia, l'amaretto di Saronno. Ma è di Saronno l'amaretto di Saronno? No, lo faccio io da 30 anni. L'onorevole Neghiotto. 30 anni che lo fa. E com'è? Benissimo, passiamo su un'altra pupazzetta. Passiamo al pupazzetto. Allora, il concorso del nome del pupazzetto, eccolo qua. Come volete chiamarlo? Sergio Bruni oppure Primiere sette belle mie, denari a cartellungo pari 2-0. Lasciamo decidere al pubblico. E comunque un'ultima domanda: questo fiume di miliardi di denaro pubblico che è stato arrivato, insomma, è arrivato a Bologna, che fine ha fatto, Presidente? Grazie Presidente, grazie all'onorevole Pomodoro e grazie a Radelle, proprietario del barrio. Passerei a parlare subito con Enzo Iachetti, portiere in forza ciocco, ciocco è un'area di parcheggio in cui i giocatori attendono un nuovo ingaggio e si allenano nel frattempo. Enzo è un po' debole psicologicamente, lo sappiamo tutti quanti, ma è un grande atleta, no, io lo credo in lui, voglio promuoverlo. C'è una benissimo. Bella elevazione. Ecco, che è successo alla tua testa? Una bella elevazione. Che è successo alla tua testa? Vado su bene. Perché la testa fasciata? Perché? Ho picchiato contro l'anello. Dai. Una bella elevazione. Quella se la sei fracassata quella fasciatura. Che ti è successo? No, con l'anello di covata. Voglio che la gente covata, senta... dato uno sberlottino così con l'anello. Ma no, dai, non è possibile. Eh? Dai, su, raccontami la verità. Perché non mi fai dire quell'altra cosa? Ma non ti portare il tuo quotidiano, raccontami niente, il tuo quotidiano. Ma niente, vabbè, stavano lì per passare un po' il tempo. Covata mi ha aperto la porta e mi ha detto, Iacco, perché mi chiama... Ti chiama Iacco? Iacco, così. E mi dice, vieni di là fra un quarto d'ora, e ci facciamo due risate. Ah, ho capito, sì. E io sono andato, no, dopo un quarto d'ora. In camera sua? Niente, mi ha fatto lo scherzino del secchiello, così. Come il secchiello? Il secchiello con l'acqua. Sì, il secchiello sopra la porta. Sulla porta, sei entrato. Sono entrato, patapam. E beh, ti sei rotto. E ti sei rotto la testa? Sì, mi ha fatto una bella papina. Dimmi la verità. Dimmi la verità. Ho messo la maschera da bagno. Sulla porta. Invece del secchiello? Una maschera da bagno sulla porta. Sì. Ti hanno fracassato la testa. Spopolata. Cosa devo fare io? Ho messo sulla prima cosa che avevo lì. Immagino il ghiaccio, immagino... Non il so, califugo. Il cali... Sì. Beh, insomma, non è la cosa più giusta da mettere sulla testa. Mi sono venute sulle piaghe. Califugo sulla testa. Che te... Sei uno stupido! Sei uno stupido, ci voleva il ghiaccio! Ci voleva il ghiaccio, non era freddore, Era freddore. Basta così, direi di passare al prossimo... Contributo al ciclismo, la fuga di Guido Achiri sulla Tirrena Adriatica. Prego di far partire la regia. Ma che calo? Non il califugo, lo lasci stare, ci parlo io. Sì, non ce l'ho lì, non ce l'ho lì, ce l'ho lì, no. Avevo letto, a un chilometro il rifornimento. Guido, sta calmo, porca vigliacca, dove sono quelli coi sacchetti? Ah, è qua, forse è qua il rifornimento.
Aspetta. Sì, e io mi rifornisco qua. Fermo, fermo, Guido. Aspetta, sta calmo. Allora. Sì, ecco. Allora, questa qui la mangio sul gavia. Questa qui che è un po' più grossa, metti caso che mi viene un'altra crisi di fame, adesso va via perché se arriva il contadino, ma roba da matti, non metto più neanche l'uomo col sacchetto. Dai, vai Guido. Bene, grazie, spero che Guido Iachini trovi la strada giusta. Benissimo, allora, Tita. È il mio momento, Chris, eccoci dove qui, metti, buonasera, io voglio mettermi proprio qui, vicino al signor Gino Ramaglia, è un grande onore anche grande onore per me, per me. averlo qui in trasmissione. Anche vicino ai suoi Iachetti, vero? Ma certamente ci mancherebbe. No, io parlavo del signor Gino Ramaglia perché è proprio a lui che io in un certo senso stasera mi rivolgo. È con un grande piacere che volevo leggervi una letterina che mi invia una bimba di nome Selvaggia e dice: cara Margherita, questa letterina riguarda un mio problema personale e quindi ti scongiuro di non leggerla in televisione. Cara Selvaggia, se non la spedivi io non la leggevo, d'accordo? È Selvaggia. E continua: ho 8 anni e sono fisicamente tremendamente attratta dal cantante di Sportacus, Gino Ramaglia. È un po' buona, Selvaggia. Lui è bellissimo e vorrei avere un suo poster. Ecco, io voglio chiederle come si fa, cosa dobbiamo dire a questa bambina io Selvaggia. Io rispondo direttamente a Selvaggia e tutte le altre fan ammiratrici, se per caso ci sono, che il mio poster con la dedica si può ricevere se scrivete a Galleria Umberto Napoli, alla Forever Sound, e lo richiedete. Il poster con te, ci mandate 20-30 mila lire in francobolli e riceverete il poster con la dedica. Bene! Una maglia per voi. Allora, hai scritto tutto, Selvaggia, mi raccomando, e anche tutte le altre fans del signor Gino Ramaglia, benissimo. E allora manda i soldini, d'accordo? Ed ora vorrei fare partire il prossimo filmato sportivo. Prego! In trasferta domenica scorsa, che risate, siamo andati in Cina, che ride, allo stadio fuori c'erano i carabinieri che quando siamo arrivati urlando alle, ci hanno detto prego accomodatevi, si accomodino dentro, dentro un silenzio, nessuno che faceva gli slogan. Allora sono andato da un carabiniere e gli ho detto compagnero, su com'è che è qua c'è tutto questo silenzio? Quando avanzate camarada, guardate quando mi hai ridotto una latrina, guarda sono arrivati poi 7-8, tengo tante di quelle fratture, tanti di quei chiodi che quando sono tornato sotto all'aeroporto, sotto il metal detector sembrava un jukebox per quando il calcio è proprio salutare, salutare! Bene, grazie alla regia. Allora, fra Giobbe, vogliamo parlare un po' con lei? Eccoci a noi. Un aneddoto, ci vuole raccontare qualcosa? Com'è difficile la vita del sacerdote quando bisogna avvicinare i ragazzi allo sport. Io seguo sempre Sercinelli, i ragazzi che vanno in ritiro. E sa com'è il ritiro, 20 giorni da soli in ritiro. Non sono pezzi di legno. Esatto, si creano sempre momenti di tensione, tutti quanti tesi. Una volta invece mi è capitato uno che era proprio rilassato, tranquillo. Ho scoperto in seguito che si accoppiava selvaggiamente con il guardialine, ma 30, 40, 50 volte al giorno questo ragazzo. Allora è un coniglio, che cosa? Allora, infatti, allora sono andato da lui e gli ho detto, ma come, tu fai queste cose? E lui mi ha detto, ma come tu sei un frate e mi dici a me questo? E mi ha cominciato a dire parolacce, proprio mi ha insultato questo cretino porco, deficiente, farabutto, fetente animale. E allora io ho detto, ma si dovrà tornare come una volta ai tempi della Chiesa, quando capitavano queste cose, prendevano per esempio Galileo Galilei e zac, gli facevano un servizietto e le linee non le guardava più, hai capito Sercinelli? Ma purtroppo non siamo più religiosi come una volta. Grazie, e questo è il grazie a Fra Giobbe, veramente una visione aperta della religione. Grazie, io passerei subito ai campionati mondiali di biliardo, prego di far partire il collegamento. Thank you.
Grazie.